Ora spieghiamo la tecnica di sottomissione che si chiama katagatame o side choke. Dalla posizione di monta vado a infilare il mio braccio sinistro sotto alla sua testa. Nello stesso tempo afferro il suo polso. Passo il braccio come se volessi fare un'americana al suo braccio. Provo ad applicare l'americana, che non si può fare perché ho il mio braccio sotto alla sua testa. Però lo faccio per portare il suo gomito alto. Applico forza sul suo braccio. Quando lui ha il suo gomito alto, da questa posizione, velocemente, sfilo il mio braccio, spingo il suo gomito, infilo la mia testa. Vado a chiudere la presa delle mani. Importantissimo spingere molto con la testa contro la sua testa. Se sto così, lui sfila il braccio verso l'alto e torna in posizione. Quindi devo impedire a lui di sfilare il suo braccio spingendolo con la mia testa contro la sua testa. Vado in posizione di side. Il mio ginocchio sinistro spinge contro il suo fianco. Spingo con la testa e cerco di allontanarmi da lui, sempre tenendo il mio ginocchio sinistro contro il suo fianco. Faccio pressione e vado a strangolare. Questo è uno strangolamento sempre sanguigno che si applica spingendo, facendo la pressione col mio bicipite sinistro sul lato del suo collo. Il bicipite sinistro sul lato del suo collo. Spingo con la mia testa per non far sfilare il suo braccio sinistro, chiudo la presa, il ginocchio contro il suo costato, mi allontano tenendo sempre il ginocchio, stringo la presa e applico lo strangolamento.